Logos Web Radio. È davvero un teatro d'autore-attore quello di Elena Bucci e Marco Sgrosso, in arte Le Belle Bandiere, storici allievi del regista-attore Leo De Berardinis, che il 10 e l'11 febbraio hanno portato in scena al Teatro Testoni di Casalecchio un'Edda Gabler asciutta ed essenziale, priva di orpelli scenografici come di didascalismi verbali, che della satira borghese di Ibsen ha scelto di proporre una messa in crisi immediata e concreta. Una tragedia coniugale annunciata, infatti, quella di Edda, sposa per ripiego del professor Tesman, donna che soffre della noia e del non amore, eppure spietata e senza scrupolo nelle sue allusioni feroci, fragile quanto egoista, capace di ammutolire chiunque le passi accanto. Nessuna sovrapposizione e nessun trucco, tuttavia, si pongono a insistere sui traballanti desideri dei come sempre complessi personaggi ibseniani. È solo il vuoto dello spazio qui a riecheggiare il dramma, dove ognuno instancabilmente cerca la sua traiettoria, a tratti celata, a tratti esplosiva, perennemente sospesa tra sogno e disperazione. Pedine del buon senso, i passi dei protagonisti seguono così con ossessione quadrati concentrici, schemi di gioco, flussi di pensiero prestabiliti che tuttavia ben presto finiscono per scontrarsi, aggrovigliarsi e sconvolgersi, per palesarsi in tutto il loro divenire, pervasi dal senso della tragedia e del nulla. Una semplicità creativa è quella delle Belle Bandiere, che sulla scena sempre chiede al pubblico di farsi polo di relazione nonché di costruzione. Ecco allora tradizione e ricerca mischiarsi senza illudersi in una regia aperta, che cerca nella nostra personale interpretazione la sua vita, malleabilità e interezza. Elastica anche la Edda Gabler di Elena Bucci, ironica, sensuale e mediterranea, capace di ondeggiare mollemente sulle note del tango e dei canti popolari siciliani per lasciare a noi, incerti spettatori, di quel suo personalissimo dolore, l'apertura e il respiro. A seguire, a conclusione della serata, il Testoni ha ospitato l'incontro tra Elena Bucci, Marco Sgrosso e Gerardo Guccini, che ha svelato al numeroso pubblico le curiosità, lo studio e il percorso che ha coinvolto i due artisti nella realizzazione dello spettacolo. Questo servizio è di Lucia Cominoli, ai microfoni Lucia Cominoli, un saluto agli ascoltatori di Radio Blogos, www.ilblogos.it.